Ciao a tutti amici, benvenuti su Enzo Ferron 4. Siamo su Enzo Ferron 4 con la nostra Italia sindacalista, oppure qua come c'è scritto la nostra Socialist Republic. Siamo qui perché devo dirvi un paio di cose. La prima è che la guerra qui sta procedendo piuttosto bene, ma non sono molto convinto di tutto questo. Insomma, il Messico sta attaccando gli stati pacifici dell'America, i sindacalisti americani stanno attaccando gli Stati Uniti normali, insomma, chiamiamoli così. Io ho provato ad attaccare la Tunisia, come mi ha consigliato il mio amico Pedro 2 do Brasil, che io saluto, però ho provato ad attaccarlo, ci ho provato io da solo. Ma mi aspettano molte divisioni. Adesso non si vede, ma mi aspettano molte divisioni. Spero che questi francesi riescano ad attaccare la Tunisia. Il mio vero obiettivo però in realtà è la Tripolitania, come si chiama, però è ancora un puppet degli ottomani. Ho messo a difendere la Sicilia. Forse dovrei fare un po' meglio la situazione. Ok. E qui stiamo andando molto bene, non c'è nessun problema per ora per noi. Qual è il mio prossimo obiettivo? È quello di non attaccare nessuno, nel senso che se mi dichiarano guerra ora a me, allora sì, però io non vorrei dichiarare guerra a nessuno, perché non so se vorrei cambiare, come si dice, se io volessi diventare totalista, no? Con il governo Mussolini, chissà cosa succede poi. Come potete vedere, il regno francese è riuscito a sconfiggere le divisioni di quest'altra Francia, insomma. Oh no! Oh mio Dio, no! No, no, no! Ragazzi, quello che è successo è incredibile. È veramente incredibile. In poche parole, l'impero austriaco, proprio è successo quello che temevo, l'impero austriaco ha joinato nella fazione che ha creato la Germania, insomma, chiamiamo così questa cosa. E quindi forse più o meno 400 divisioni, lo sto arrotondando più o meno, stanno attaccando i francesi. Vabbè, a me non me ne frega un cazzo, perché io adesso voglio attaccare, voglio avere, perché nei pigro fa parte dell'Italia, la Grecia fa parte dell'Italia. Ok ragazzi, è il primo maggio del 1942, ora è arrivato il momento di attaccare, di sconfiggere una volta per tutte il nostro nemico. Un momento, vabbè, ormai. Ok, attacchiamo. A cosa giù? Ah, non intende. Ora se perdiamo mi incazzo. Ok. Ok, stiamo attaccando. Sono qua, stiamo un po' perdendo perché ci sono molte divisioni contro di noi, però mandiamo la nostra cavalleria, va che è meglio. No, intanto, ma sì, facciamogli un mega pocket del mondo. Invasione navale. Potete fare, beh. Allora, dobbiamo difendere tutta questa zona, secondo me. Sarà molto esposta agli attacchi, soprattutto la Calabria. Quindi non prendiamo tempo.
voi attaccate voi. Voi state attaccando, ok, molto bene. Muri assurdi. Ok, stiamo conquistando buona parte della Grecia. Andiamo. No, ho sbagliato. Caccia. Vabbè, ormai. Ok, possiamo mettere loro, ok. Vabbè, allora non tutto è perduto, insomma. Perfetto. Va bene. Ok. 24 divisioni pronte a tutto. Attaccare la Grecia è un'ottima cosa, secondo me, perché ci dà un aiuto in più. Non penso che il nostro ci attacchi. Io con Austria voglio essere il più neutrale possibile, anche se è impossibile, però devo riuscirci, perché non voglio mischiarmi in questa guerra, nel senso che per ora voglio farmi più come amico, poi dopo sotto, visto che l'Austria sprecherà tutte le divisioni contro di noi, poi noi attaccheremo di soppiatto e manz, li faremo fuori completamente. C'è un pocket per loro, voi attaccate loro, perfetto, tu vai con loro, subito, vai, sbrigati! Due! Ma te pareva! Vabbè, non fa niente. Tutti contro di lui, vai, forza, tutti contro di loro, vai! Bene. Ok ragazzi, allora siamo giunti qui. Siamo quasi arrivati ad Atene. Vi ho risparmiato un sacco di tempo. Dopo la conquista della Grecia chiuderò il video, perché proprio nel prossimo episodio faremo quasi tutto. Forse aiuterò la Francia, ma non penso proprio. Veramente non credo che aiuterò. Finalmente hanno 7 divisioni degne di essere chiamate divisioni. Qua proprio sconfitti nella maniera più assoluta. Come potete vedere, abbiamo perso solo 2 divisioni su 24. Questa è una cosa molto importante. Con la conquista, poi non posso manco fare più focus, quindi abbiamo molto più, come dire, political power. Andiamo dov'era? Dov'è? Ah, ecco qua. Ecco fatto. Ok. Oh mio Dio no. Proprio adesso non possiamo perdere. Non è possibile che siamo perduti. Ma facciamo a perdere, miseria. Ah, abbiamo perso 2 divisioni di carri armati, guarda caso. Quello che possiamo fare noi in questo caso è di reclutare qualche marine qui. Ok, allora abbiamo reclutato un po' di uomini. Queste qua, vabbè, sì, reclutiamo qui un momento, che questi andranno a... vabbè, li lasciamo qua un momento, perché adesso dobbiamo assolutamente attaccare. Abbiamo il Peloponneso, ora attaccheremo Atene, la faremo nostra, insomma. Ok, il regno, la Grecia è stata capitolata,
Questa è una bellissima notizia. E adesso lo difenderemo insieme a Gambanini, ovviamente. Ok ragazzi, allora queste divisioni le portiamo qui, le mettiamo da qualche parte, boh, non lo so, le mettiamo per il momento qua. Va bene ragazzi, allora il video è finito qua, è stato un po' corto, mi dispiace che sia stato così corto, però spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso vi sia piaciuto, mettete un mi piace, commentate, iscrivetevi e datemi molti consigli, e noi ci vediamo su un prossimo video. Ciao ragazzi.